diciamo, la filosofia del sistema, avremo un impianto al quale conferiamo la parte finale del rifiuto, così come prevede appunto la normativa che ci invita prima a fare la prevenzione, quindi la riduzione dei rifiuti, poi il riuso, il recupero e poi alla fine insomma il conferimento in discarica. Quindi invertire quello che ancora è oggi purtroppo il nostro sistema, noi buttiamo in discarica il 94% dei rifiuti, quando la media nazionale mi pare che è intorno al 45%, 40-45%, quindi noi siamo invece al 94% o al 95% probabilmente. Questa è la situazione. Io credo che siamo in un momento di svolta. Non a caso queste idee, queste cose che abbiamo messo in campo hanno creato fibrillazione, perché c'è chi vuole che noi rimaniamo in una situazione perenne di emergenza, c'è chi vuole che ci rivolgiamo sempre agli stessi, c'è chi, spero qua tutti quanti, anzi sono sicuro, c'è chi vuole che la città di Messina si renda autonoma e avvia e diventi appunto un comune virtuoso come Capanno, li speriamo presto. Grazie. Positivi, perché effettivamente stiamo andando verso una direzione inconsueta, andiamo verso una costruzione reale e tra l'altro e tra tutte anche una comunicazione ai cittadini. Credo che queste siano veramente delle situazioni che veramente muove, cioè il fatto che il cittadino, che molto spesso si ritrova in situazioni di malinformazione, nel caso ci sia un'informazione o di assenza totale di questa, crea dei problemi non pochi. Mi scusi, da questo discorso mi chiedo, ma giornali come la Gazzetta del Sud o l'RTP dove sono in queste occasioni? Sono stati avvisati tutti, comunque siamo noi qua, per cui se noi se sappiamo farne buon uso anche del nostro sapere e del nostro passaparola, probabilmente ce la facciamo. E allora non parliamo degli assenti, parliamo dei presenti e di quello che riusciamo a costruire, così come ci ha appena detto l'assessore. E passo la parola al professore Beniamino Cinatenco, che tra l'altro ci darà ulteriori informazioni sul rifiuto e su questa appunto mancanza di informazione. Probabilmente attraverso questo intervento del professore avremo chiarite tante cose. Grazie, io sono contentissimo perché Alessio Ciacci mi ha risparmiato un sacco di lavoro, visto che ho riparlato anche io della strategia rifiuti zero, così perdiamo un pochettino di tempo. Alessio Ciacci fa parte del comitato nazionale, insieme ad altri, Massimo Mirasi, che credo interverrà dopo, della presentazione della legge di iniziativa popolare sui rifiuti zero. Io faccio indegnamente parte del consiglio scientifico di questo comitato, che enorme, gigantesco, che raccolta tantissime firme e con l'occasione vi dico che per esempio Messina racconta tantissime firme su scala regionale, la Sicilia non è fra le prime, ma raccolta la bellezza di 6.900-7.000 firme circa, Messina di queste ne ha raccolte oltre 2.600, quindi più di un terzo di tutte le firme della Sicilia, quindi grazie a chi ha contribuito a questa cosa. Io parto normalmente da questi seminari che cercherò di fare molto velocemente, da queste due frasi di Albert Einstein, che non è Albert Einstein, quello è il dottor Jekyll, perché noi tutti siamo la nostra parte del dottor Jekyll, la nostra parte del assassinante, quello che pensa, e poi abbiamo la parte di Mr. Hyde, quello che si lascia andare ai suoi comportamenti più folli e irrazionali. E se non fosse così non ci sarebbe bisogno da parte di Einstein di ricordarci queste cose che sembrerebbero ovvie, cioè che non si possono risolvere i problemi se continuiamo a ragionare con gli stessi schemi mentali che hanno proprio ed è follia continuare a fare sempre le stesse cose e pensare che aspettarsi risultati migliori di quelli che ci sono. Sembrano due cose semplici, invece è di questo che stiamo parlando. Che devo fare? Allora, stiamo appunto parlando della lotta tra la follia e la razionalità, di questa follia, e quindi io cercherò di parlare della necessità odierna di trasformare i rifiuti in risorse. Allora, comincio subito da dei dati che sembrerebbero misurare, perché ormai tutti oggi parliamo di economia, dobbiamo risparmiare soldi, no? Cioè, noi guardiamo l'economia. L'economia è questa, per esempio, da 110.000 tonnellate di rifiuti urbani, che è la quantità che la città di Messina produce ogni anno,
da questa quantità, se la dividiamo in queste 12 specie merceologiche, di cui ce n'è una parte compostabile, quella con cui si può fare il compost, e parte che invece può essere il secco, che può essere recuperato, e c'è una parte che può essere riusata così com'è, se uno quantifica il valore di in euro di questa roba, scopre questo, scopre che Messina butta in discarica 4 milioni di euro l'anno. Cioè, delle cose che buttiamo, la città di Messina, non la provincia di Messina, ma la città di Messina è come se noi messinesi, che siamo 240.000, prendessimo quella decina di euro di tasca nostra e decidessimo di buttare un altro. Ma la cosa più grave è che a questi 4 milioni di euro, corrisponderebbero la bellezza di 227 posti di lavoro, che non è una merce facile da trovare in giro. 227 posti di lavoro, questo con una stima che per ogni milione di tonnellate si fanno circa 2.000, poco più di 2.000, 2.055 posti di lavoro, è una stima fatta da un economista americano, Rick Entrici. L'Unione Europea, con il commissario Potocnik all'ambiente, ha invece stimato che da un milione di tonnellate di rifiuti in Europa si possono fare, pensate, 2.400 posti di lavoro. Dice, un milione saranno tantissimi? No, la Sicilia ne fa 2.600.000 all'anno, da di euro. 2.600.000. Quindi noi potremmo creare oltre 5.000, forse 6.000 posti di lavoro in tutta la Sicilia se gestissimo meglio questi rifiuti. Perché non lo facciamo? Questa è la domanda che verrebbe da forse. E uno dei punti, ne ha parlato Daniele Alco prima, ne ha voluto parlare da sottinteso, è che il costo di conferimento in discarica è di circa 100 euro a tonnellata, di conseguenza se noi conferiamo in discarica questi rifiuti, quei 100 euro a tonnellata qualcuno li incassa. È così semplice. E noi li paghiamo. No, noi paghiamo molto di più in realtà, perché 100 euro a tonnellata sono 11 milioni l'anno circa per Messina, ma poi c'è il trasporto alle discariche, poi c'è la gestione di... però se mi togli il PowerPoint siamo... E in realtà tutto il costo dei rifiuti a Messina quest'anno, nel 2012, è stato circa 44 milioni di euro. Questo costo è quello che ci verrà riversato sulla TARES, se noi messinesi, abitanti della città di Messina, ci dobbiamo dividere 44 milioni di euro con la TARES a testa, perché la TARES, la legge finanziaria Monti dell'anno scorso, impone alla TARES di coprire per intero il costo dello smaltimento dei rifiuti. Questi 44 milioni ce li dobbiamo dividere tutti noi messinesi, tutte le famiglie messinesi e tutte le imprese e i commercianti, gli esercenti messinesi dovranno pagare questi soldi. Questa è la situazione. Ma quindi noi paghiamo 44 milioni di euro invece di andare a incassare 4, quindi ne paghiamo 48. Giusto? E non creiamo 227 posti di lavoro. Allora, le leggi di natura e la sostenibilità. Io faccio il docente di fisica, parto sempre da queste cose, non mi preoccupate, non è una lezione di fisica. Allora, sulla Terra e nell'universo possono accadere solamente, non si vede bene purtroppo, c'è Massimo Miras, e possono accadere solo fenomeni fisici. Questi sono permessi e regolati dalle leggi della fisica. Le leggi della fisica non sono come le leggi del mercato, le leggi del codice penale, le leggi della fisica non si possono chiamare neppure se uno volesse. E quindi, proprio perché noi possiamo fare, l'umanità dovrebbe cercare di organizzarsi secondo modelli di sviluppo economico e sociale che tengano conto delle leggi della fisica, non che le ignorino o addirittura, come spesso accade, si sono completamente in contrasto. Perché noi ci pretendiamo di poter fare certe cose che la natura vieta. Questo è uno dei punti. E il punto cruciale è che quando noi sentiamo dire la parola sostenibilità, non è che lo sappiamo bene che vuol dire, non è che ci confonde un po', non abbiamo tutti la stessa visione scientifica di quello della sostenibilità. La sostenibilità significa coerenza con le leggi di natura, cioè noi possiamo fare sulla Terra quello che la natura ci permette di fare senza fare troppo danno, o il meglio possibile, essere il più coerenti possibile, quindi con le leggi della natura. Le leggi della natura, ce n'è una fondamentale che avete sentito dire centinaia di volte nella vostra vita, anche se non vi siete mai occupati di fisica e di chimica, è che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, che non si applica solo alla massa, alla materia, ma si applica all'energia e anche altre tantissime altre quantità fisiche.
Ora, il fatto che queste leggi valgono e non si possono violare, attenzione, non si possono violare, implica che tutti i fenomeni fisici avvengono mediante la trasformazione di alcune grandezze fisiche in altre, di massa in altra massa, di energia in altra energia. Non le possiamo creare dal nulla, le possiamo solo trasformare. Quindi ogni attività umana, ci piaccia o no, comprese le attività di rilevanza economica come la produzione e il consumo, è una trasformazione in cui, purtroppo, vi è sempre una parte dell'energia e della massa che trasformiamo che avanza. Perché non possiamo ottenere di più di quello che abbiamo in una trasformazione, ma possiamo ottenere di meno. La differenza tra quello che otteniamo nella trasformazione e quello che avevamo all'inizio, le risorse disponibili e le risorse utilizzate, è uno sfrido inevitabile in ogni trasformazione. Questo sfrido di energia e di massa è la definizione scientifica di inquinamento. Noi inquiniamo perché c'è un avanzo nelle nostre trasformazioni, nelle nostre attività umane, fra quello che noi abbiamo disponibile e quello che riusciamo a utilizzare. Ma i fenomeni naturali sono ciclici. Che vuol dire questo? Vuol dire che la madre natura, per rispettare le leggi di conservazione che non poteva violare, ma per consentirci la vita sulla Terra, si è inventata un trucco, che è il ciclo immateriale. Che vuol dire? Per esempio che la stragrande maggioranza dei cicli naturali consiste nella composizione di semplici elementi chimici in sostanze molto più complesse, per esempio le sostanze organiche, e questo avviene agli esseri viventi, non facciamo altro che comporre semplici elementi e li facciamo diventare con delle regole complicatissime il nostro DNA, le nostre cellule, e poi le cellule decomponiamo, eccetera, eccetera. E quindi tutto avviene con la composizione e la decomposizione di questi componenti. In tutto questo, proprio perché nulla si crea, nulla si distrugge, non si perde nulla. Tutto è sempre riusato, proprio a causa di quella struttura circolare che non ha un input e non ha un output. Cioè funziona così, ci sono i semplici elementi chimici, la massa, questa si compone in sostanze più complicate come la materia organica, e questo avviene perché si può scambiare energia, si può assorbire o cedere energia in queste trasformazioni, poi c'è la materia organica che a sua volta si decompone, anche questo prevede scambi energetici, e la struttura circolare di queste cose ci fa capire che la natura non fa rifiuti. I rifiuti ce li siamo inventati noi, umani. Tutto perché questo processo è un processo circolare. Invece, cosa facciamo noi? Noi abbiamo un modello di sviluppo che si basa sul prodotto interno lordo, che è una misura, tra virgolette, misura della ricchezza che viene prodotta annualmente, per esempio, da una comunità. Non so, l'Italia ha un PIL un po' in decrescita, l'1% in decrescita, che è roba di 1.500-1.600 miliardi di euro. No? Ora, questo sistema economico è basato sulla crescita. Tutti sentite dire la crescita è il mantra o il ritornello che tutti politici, sindacalisti, governanti, parlamentari, giornalisti, ministri, tutti dicono che per uscire dalla crisi economica c'è bisogno della crescita. Ora, il PIL in realtà è solo una somma che non tiene in conto di come la ricchezza è distribuita. In realtà, allo scopo di evitare conflitti sociali, alcune briciole della crescita devono essere distribuite a tutti, perché con queste briciole di questa crescita tutti ci abbiamo qualche cosa da spendere, possiamo consumare, bisogna rilanciare i consumi, dicono che rilanciare la crescita, eccetera. E quindi, in realtà, senza la crescita, lo sappiamo, tutto il sistema collassa, conflitti sociali, suicidi di lavoratori, imprenditori, l'esplosione del debito, non ci sono risorse per bonificare i danni ambientali che un sistema industriale fa, vedi il caso dell'Ilva, dell'amianto o di altra roba. In realtà la crescita del PIL si persegue solamente con tre meccanismi: la produzione, il consumo dei prodotti e i servizi per produzione e consumo. Questo sistema economico basato su queste cose ha una struttura lineare, non circolare, che vuol dire che le imprese per produrre hanno bisogno di materie prime e di energia, e di conseguenza le imprese trasformano materie prime usando l'energia, e quindi fanno rifiuti in avanza, e in più si devono indebitare. I consumatori per consumare, e il consumo è una trasformazione, anche questo è il prodotto, perché nulla si crea, nulla si distrugge, i consumatori per consumare hanno bisogno di energia, fanno rifiuti e si devono indebitare. Gli stati per supportare produzione e consumo, fornendo le infrastrutture e i servizi necessari, hanno bisogno di energia, fanno rifiuti e si devono indebitare.
Che vuol dire tutto questo? Che noi abbiamo il PIL, che è questo, vogliamo che cresca, magari che diventi questo, ma per fare questo devono entrare le materie prime, l'energia, e cosa esce? I rifiuti e eventualmente le prime. Questo sistema quindi ha un input, funziona perché ci sono le materie prime e l'energia, e perché c'è l'output, quello che avanza da questa trasformazione. E poi naturalmente c'è anche la finanza che entra, diciamo, questo non parlo manco del debito perché diciamo ci porta lontano, ma il problema è che noi con questo sistema, qui c'è qualcuno che si arricchisce, perché questo lo possiamo fare crescere, ma questo sistema trasforma, al di là di quello che accade qua dentro, prende direttamente materie prime ed energia dal pianeta e le fa diventare rifiuti. Questo è quello che facciamo. In un processo che non è circolare, è lineare, che vuol dire che più passa il tempo, più materie prime ed energia prendiamo, più rifiuti facciamo. Più effetti collaterali, più sistema abbiamo. Ora, il ruolo dei rifiuti nella crescita è fondamentale. Perché? Questo funziona appunto, abbiamo detto, perché gli input sono le risorse, cioè energia e massa, ma dobbiamo avere a che fare col problema, dobbiamo trattare i rifiuti e il debito in una maniera o nell'altra. Allora, in accordo con le leggi della fisica, i rifiuti però devono crescere di più della ricchezza prodotta. Infatti, quando non c'era ancora la crisi economica, questo signore fece uno studio e disse: i rifiuti fanno da traino al PIL, domanda, e studiò il PIL pro capite e i rifiuti pro capite, come andavano dal 96 al 2005, quindi prima della crisi economica, prima che si potesse dire che c'era una crisi di consumi, che i rifiuti diminuissero, quando tutto andava bene, diciamo, quando tutto andava bene, i rifiuti che sono la linea nera, i rifiuti pro capite, sono cresciuti in 10 anni del 18%, mentre il PIL pro capite è cresciuto del 14,6%. Che cosa vuol dire questo? Che non che i rifiuti trascinano il PIL, ma per crescere del 14% noi abbiamo fatto crescere, non si scherzi, di più. La legge della fisica, la legge della termodinamica vietano comunque che la crescita del PIL non aumentata sia inferiore alla crescita, cioè la crescita dei rifiuti sia inferiore alla crescita del PIL. Può essere per legge della fisica, per il secondo principio della termodinamica, solo maggiore. Quindi stiamo sbagliando qualche cosa in questo modello economico, ma tant'è. E che vuol dire questo? Ne accennava Enzo Polavecchio all'inizio. Noi costruiamo tanti materiali tecnologici per le nostre comodità, per avere una vita migliore, perché diciamo, avere a disposizione tanti prodotti, tante cose che funzionano, il computer, i telefoni, il televisore, le automobili, eccetera, sono materiali che costruiamo noi, che non esistono in natura e che però hanno dei cicli eventualmente enormemente lunghi rispetto ai cicli biologici. Pensate per esempio al vetro, alla plastica, all'acciaio, a certi metalli. Lasciati nell'ambiente dove naturalmente si potrebbero decomporre se i cicli fossero naturali, hanno però la plastica che è artificiale, il vetro che è artificiale, hanno dei cicli che avvengono sulla scala di tempi enormi rispetto a quelle cicli. Pensate ai laterizi, pensate ai mattoni, ancora ci sono i mattoni, gli acquedotti romani, Pompei, ancora ci sono i tempi greci con le colonne che sono state costruite apposta per millenni, mentre nel frattempo i materiali biologici cambiano e i fenomeni dove sono. Allora, evidentemente, per cercare di naturalizzare questa cosa, noi dobbiamo fare una cosa semplicissima, questa è la natura, il motivo per cui noi dobbiamo riciclare il materiale, perché questa roba che prendiamo e l'abbandoniamo all'ambiente crea un impatto ambientale enorme. Allora abbiamo bisogno di fare questo, cioè delle materie prime che servono al PIL e fanno rifiuti, abbiamo bisogno di fare questo, di prendere questi rifiuti e rimetterli qui, farli diventare materie prime, seconde, si chiama in questo modo. In realtà è più complicato di così. In realtà noi quello che facciamo, ci siamo inventati una follia e continuiamo a dirlo come se fosse una cosa normale. Ci siamo inventati lo smaltimento dei rifiuti, che è una risorsa, e mi strae, è una follia. Non si può smaltire niente, perché nulla si crea e nulla si distrugge. Non possiamo bruciare i rifiuti, perché dopo che li bruciamo non si sono disintegrati, li abbiamo fatti diventare un'altra cosa, ceneri che poi diventano rifiuti speciali, che sono più costosi ancora dei rifiuti da smaltire.
diossine di benzolo furanico, clorobifenili, polveri sottili, tutta una serie di altre porcherie che buttiamo in una discarica gratuita enorme che è l'atmosfera e facciamo finta di niente. Questa è una delle parti della nostra politica. L'incenerimento e la discarica sono entrambi contro natura, perché fanno parte di un sistema lineare e non circolare, non ciclico, come la madre natura ci chiede di fare. E allora, siccome nulla si può distruggere, ma i rifiuti possono solo essere trasformati, noi dobbiamo evitare di accatastare e di creare veleni. La nostra follia, quindi che cosa facciamo? Continuiamo a saccheggiare le risorse del pianeta che sono limitate, soprattutto perché siamo diventati 7 miliardi. Sprechiamo un sacco di materiali pregiati, perché non li recuperiamo, li lasciamo seppelliti in discarico o li bruciamo. E questi materiali, come abbiamo visto, come diceva l'economista Ricchetto, li potevano creare reddito al lavoro. Inquiniamo producendo veleni perché mettiamo diossine, furani, nanoparticelle, gas serra vicino alle discariche, agli inceneritori stanno venendo ora a causa delle diossine i fenomeni delle malformazioni neonatali di seconda generazione, sono delle cose orrende. Poi ci sono i rifiuti speciali che sono a Porta Maiella, come dimostrano le rivelazioni dei ventenni della Camorra. I rifiuti speciali a Porta Maiella perché quando li mettono sulle navi, normalmente queste navi affondano. Succede così. Allora noi dobbiamo provare a costruire un ciclo dei materiali post consumo, cioè noi possiamo partire dai rifiuti urbani e industriali. In realtà normalmente quello che facciamo è mandarli in discarica o negli inceneritori dove lo fanno. Stanno chiudendo tutti gli inceneritori d'Europa. Quando sentite dire l'inceneritore di Vienna, l'inceneritore di Germania, non è vero, stanno chiudendo tutti perché non sono più redditizi. Perché in tutta Europa quando si riducono i rifiuti, questa è la settimana europea di riduzione dei rifiuti, si avvicinano, non vanno più all'inceneritore. L'inceneritore solo in Italia hanno senso, perché in Italia producono un'energia elettrica che viene pagata dal gestore 7 volte quella che viene fatta con le centrali elettriche centrali normali. Quindi solo in Italia poteva succedere una cosa del genere. I rifiuti, se i rifiuti li separiamo senza fare ira di Dio, cioè se separassimo soltanto gli imballaggi inutili e l'umido, arriveremo al 70%, perché il 30%, 33% sono l'umido pulito e il 40% circa sono gli imballaggi inutili. Sono la plastica, il cartone e gli imballaggi inutili. Solo questo è il 70%. Senza fare troppo sforzo, lo vediamo come si fa. Il peso è di più l'umido. Attenzione sulla definizione di umido. Se parliamo dell'umido, quello pulito è il 33%. Se parliamo dell'umido, arriviamo anche al 52%. Allora, il 70% e il 30%. Supponiamo nominalmente di fare questo. A Cavanna abbiamo visto che fanno l'82% anche di più di recupero e quindi hanno una frazione residua solo del 30%. Proviamo di fare questo. Allora qui abbiamo, che succede? Che questa parte ovviamente la possiamo fare con opportuna politica delle tariffe e opportuna organizzazione, e Daniele Ialacqua che ha parlato dell'organizzazione e di una timida politica tariffaria, quel poco che si può fare con la TARSU, la parte variabile della TARSU, qualche piccolo sconto, ma stiamo parlando di poche decine di euro su centinaia di euro che costa, ci costerà la TARSU a famiglia, e qui si recuperano le materie prime e seconde, e la frazione residua invece, come diceva Alessio Ciacci, può essere studiata nei centri di ricerca, quello di Caparra che è diretto da Rossano Ercolini, recente vincitore in aprile del Goldman Environment Prize, che fa parte anche lui in grande onore. Professor Mercolino, un maestro elementare che fa parte del Consiglio Scientifico Nazionale della Legge di Iniziativa Popolare Rifiuti Zero, di cui parlavo all'inizio. È un grandissimo onore avere a che fare con Rossano, che dirige questo centro che studia la frazione residua comunque questa parte può essere avviata al trattamento meccanico-biologico, che era una delle cose di cui parlava Daniele, e eventualmente alla digestione aerobica e altri processi di estrusione. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Da quanto gli diamo? 5 minuti? 10. Tra 10 minuti. Aspetta un attimo, in diretta. Sì. Massimo, mira se il... Massimo, qua c'è Beniamino che sta parlando. 10 minuti, 8-10 minuti. Va bene, aspetta. Benissimo, allora... pure di qua con altri due punti della strategia di Rifiuti Zero, che sono la ricerca e la responsabilità,
si possono continuare a recuperare materiali da questa parte, rimetterla, farla diventare di nuovo materie prime seconde e chiudere questo ciclo con una, e qui ci vuole una politica industriale che rimetta tutto nella produzione industriale, che è la trasformazione di queste materie prime seconde, che fa prodotti, che fanno consumi, che ridono rifiuti, e questa cosa può girare il più a lungo possibile, con qualche perdita se non si fa questo, eventualmente perdita per cui qualcuno vuole addirittura usare il combustibile dal rifiuto del CSS per continuare a bruciare, vuole fare la pirolisi che serve a distruggere i materiali, vogliono fare come c'era un convegno a Sant'Agata, credo in questi giorni, contemporaneo a questo, sulle torce al plasma, tutte tecniche meravigliose che sono la soluzione tecnologica intelligente, sbagliata, però perché si tratta di continuare a sprecare e a distruggere risorse che invece potrebbero essere usate e potrebbero stare in questo ciclo. Tutto questo, quello che significa che sono materiali pregiati, che sono resi usabili, messi fuori in ciclo. E non va bene, perché si tratta di sottrazione e spreco di risorse, si tratta di inquinamento e si tratta di pagare per inquinare. Quindi noi paghiamo, siamo così stupidi che paghiamo per farci del male. Mi strai. La strategia rifiuti della non è un'utopia, è una tecnica, quindi sono cose realizzabili. Adesso Ciacci vi ha detto che si può fare, si tratta di questo, si tratta di separazione alla fonte. Allora, di questo brevissimamente accennerò alcuni punti, quelli che mi premono un po' di più. Alessio Ciacci ne ha parlato anche lui molto sinteticamente di tutti questi punti. Io vorrei parlarvi soltanto della separazione. Perché, vedete, io vi prego di, anche per tutti, fatelo, non dite più le parole raccolta differenziata. Perché la raccolta differenziata da sola non serve a niente. Noi non dobbiamo fare la raccolta differenziata, noi dobbiamo separare. Perché i nostri scarti, anche quelli non dovremmo chiamarli neanche più rifiuti, dovremmo chiamarli materiali post-consumo. Perché se mescoliamo lo zucchero al caffè, poi non lo possiamo più bere, amaro, sì? Oddio, lo dovremmo fare, dovremmo avere bisogno di apparecchi chimici con un po' di energia, riusciamo a separare un po' lo zucchero dal caffè, recuperare lo zucchero dal caffè, ma accadrà sempre che il caffè sarà sempre un po' sporco di zucchero e lo zucchero sarà sempre sporco di caffè. Bastavano metterli insieme. Vedete, i nostri materiali post-consumo diventano spazzatura nel momento in cui li mescoliamo. Ma se li tenessimo separati, non ci sarebbe questo problema. Cosa bisogna fare? Naturalmente per fare questo ci vuole la collaborazione di tutti, la convinzione di tutti, quindi c'è un momento formativo necessario. Ma vedete, vetro, carta, plastica, li posso tenere a casa in semplici bidoni che non li devo mettere in balcone, non fanno puzza, li posso tenere dovunque, li posso tenere qui in una veranda, dove capita, nel corridoio, tanto non sporca. Sono puliti, non sporcano, non fanno puzza. Questo è il passo cruciale che trasforma i rifiuti in risorse. Perché lì adesso li posso recuperare, non facilmente con le procedure che ci vogliono, ma li posso recuperare solo dopo che non li ho sporcati, solo prima di sporcarli, mettendoci i lumi insieme. Questa è un'operazione che ha ragione Daniele quando ha dei dubbi su fare certi pezzi. Per fare questa operazione non ci vogliono impianti, non ci vogliono macchine energivore gigantesche che separano e fanno questo, cioè ci vuole niente. Ci vuole le mani. Eccole, le mani dei cittadini, che accoppiate al cervello dei cittadini e l'apparato tecnologico che noi abbiamo a disposizione più efficiente che ci possa essere per separare i fiumi. Basta non farlo, basta ragionare e accorgermi che quando sto buttando una cosa di plastica di non metterla insieme alle cose di carta, perché se poi non sporcare i materiali. La raccolta porta a porta è l'altro punto, e naturalmente se i cittadini a casa non mescolano, il sistema che poi prende questi rifiuti per farli diventare risorse non li deve mescolare dopo, che non può essere il sistema, e quindi ci vuole organizzazione per fare questo. E l'uso dei cassonetti in realtà non garantisce la pulizia del secco, perché se nei cassonetti uno sbaglia e butta la bottiglia sporca di salsa nella carta, può succedere, e inquina tutta la carta che c'è da dentro. La raccolta porta a porta, la raccolta domiciliare, invece c'è
costruisce un'interazione, come dire, fra i cittadini e gli operatori, che possono educare e quindi possono evitare e dire: signora, guardi, oggi che mi doveva dare la carta ha sbagliato, ci ha messo anche questa che è la plastica, questa non la deve mettere, passa oggi pomeriggio, me la dà oggi pomeriggio e se sistema quello che c'è. È necessaria naturalmente la campagna di sensibilizzazione, e quella che sta cercando di fare l'amministrazione a Corinthia adesso, ci sono dei costi iniziali, forse la regione adesso li finanzia. Noi la possiamo attuare, come ha detto Daniele, a Messina, a partire prima dai villaggi e arrivare verso il centro. A San Francisco lo si fa così, tutti i giorni possono ridare tre differenti bidoni condominiali. A Cavannari, che è l'esempio mondiale, raccolgono il rendito organico, il materiale secco, che poi è facilissimo da separare perché è pulito, per gravità il vetro e i metalli si separano dalla plastica. Il mercoledì la carta fatta a parte, perché la carta è il problema, che si può bagnare, se si bagna il vetro, la plastica, i metalli non succede niente, ma se la carta si bagna è seccante, marcisce, e allora la carta conviene raccogliere a parte. Giovedì in realtà a Cavannoli sono arrivati adesso a raccogliere la frazione residua solo una volta in 2 settimane, quindi non fanno più questa raccolta, di nuovo l'organico e sabato di nuovo il materiale. Questa è la raccolta domiciliare. La signora parla con l'operatore, gli consegna il bilancino, l'operatore eventualmente controlla con un chip, quando sale qua sopra lo mette nel bilancino, l'operatore restituisce un contenitore di resto alla signora per il giorno dopo, si piglia questo e c'è un chip che fattura direttamente il costo del... non è complicato. Sì, però ci vogliono mezzi diversi da quelli che usiamo adesso, quindi a Messina ci sarà questo problema. Ci vogliono i cassonetti condominiali, non più i cassonetti stradali, ci vogliono i bidoni singoli per ciascuna famiglia, ci vogliono, bisogna affrontare delle spese. Il compostaggio, qualcun altro parlerà di compostaggio, dopo di me ci vado, sta qui, ci vado subito. In realtà qualche impianto, un po' di impianti, cioè il compostaggio non è che se lo possono fare tutti. Oddio, si può fare pure nel balcone di casa senza il giardino, comprando i lombrichi e mettendoli i lombrichi, ma diciamo può non essere facile. E allora in realtà a San Francisco ci sono impianti, ma qua c'è questo spazio enorme per fare questi impianti di compostaggio aerobico. Il compost è questo qui, questo è l'orto verticale che Enzo Bertocelli che si è fatto in casa, vi giuro che queste cipolle, lattughe, insalata riccia, menta, non solo gli aromi che Enzo si coltiva in questo impianto, l'ha fatto perché ha una piccola aiola. In questa cosa io ho messo la compostiera, prende il compost e riempie queste bottiglie di plastica a questa maniera e fa delle verdure meravigliose per tutti i suoi ospiti, e anzi me le regala pure. Un altro punto è il riuso. Noi buttiamo una quantità di roba che potrebbe essere usata così com'è, oppure potrebbe essere recuperata con piccolissime riparazioni, montaggi, smontaggi, ed è sorprendente quello che dobbiamo fare. Una delle cose che si può fare, io invito tutti a pensarci, a costruire delle cooperative che facciano dei centri di riuso, di riparazione e baratto dei libri, dei giocattoli, come si diceva. Ma vedete, questo signore qui è direttore di un centro a Berkeley di Urbanor che opera da 30 anni e ha un bilancio di 3 milioni di dollari l'anno e 27 dipendenti. 3 milioni di dollari l'anno diviso 27 dipendenti fa un reddito di 100.000 dollari l'anno. Non è che 100.000 dollari l'anno, però è Los Angeles, è grande. Si può fare, ma uno si può accontentare pure di meno di 100.000. Questo centro funziona così, ci sono sempre file di persone che vanno a recuperare mobili usati, vestiti usati, e li scambiano, perché io posso portare un vestito usato e tornare indietro con un servizio riposato. Ci sono. C'è qualche... ma a Messina no. A Messina no, a Messina si potrebbero fare, per esempio potrebbero nascere delle cooperative, chiedere al comune tanti locali, che ce ne sono tantissimi, comodato d'uso, per poter gestire questa cosa e guadagnare e fare, creare, perché qual era il problema? Che quei soldi, quel valore dei rifiuti, quei 4 milioni l'anno che noi messinesi buttiamo, per diventare posti di lavoro, c'è bisogno di qualche cosa. Un trucco potrebbe essere questo. Noi buttiamo la porcellana, che è eterna, se ci cambiamo il bagno a casa viene
procuratore con la mazzotta dei contenuti li porta e li butta lì, sono i diritti speciali, proprio perché sono eterni. Quando qui, se uno c'ha, non vuole andare a comprare, soltanto basta lavarlo, sì, con la regina, giusto, il water, o gli scarichi, o i lavandini, o tutto, possono essere, non c'è motivo di costruirlo nuovo se ci sono. Dice, non mi piace la forma, ne voglio una. Vabbè, invece di buttarlo qualcun altro magari lo usi. Le porte, questa è un'altra organizzazione nel Vermont, risale col nord, questo è Portland. Qui ci sono elettrodomestici, lampadari, mobili, ma di tutto, biciclette, libri, chiodi e piti, paralumi. E qui c'è un ragazzo che ha un reddito, un ragazzo, questo signore che ha imparato a aggiustare le nostre lavatrici e guadagna soldi perché lo fa dentro questo centro, che è un'organizzazione omnibus, una profit. Questo ragazzo di 20 anni sta riparando questo stufa, questo signore sta riparando questo complesso stereo e questo quarantenne sta facendo un computer da due che si sono rotti. Perché quello che succede è che appena si rompe qualche cosa, noi diciamo il computer lo buttiamo un po'. Non so, i telefonini, anche se porca miseria è uscito l'iPhone 5S, questo non va più bene, devo pigliare il nuovo iPhone. Questo sconta le case e fa nel legno, ma soprattutto, e questa è la settimana europea della riduzione, è uno dei punti cruciali della strategia di rifiuti zero, è la riduzione. Perché ridurre i rifiuti cosa significa? Significa ridurre il saccheggio che ne facciamo dall'ambiente, visto che c'è questo sistema economico lineare che non fa altro che trasformare materie prime in rifiuti. La prevenzione dei rifiuti si chiama così. Il vero problema appunto è che noi ne facciamo troppi, e ne facciamo troppo velocemente per le nostre capacità amministrative e amministrative di gestire queste. Se non ci ficchiamo questa cosa in testa, se ciascuno di noi non sa che deve in qualche maniera diminuire la quantità di rifiuti che produce e quindi in qualche modo diminuire i consumi, perché i consumi sono quello che trasforma il prodotto di fumo, allora per esempio bisognerebbe invogliare i cittadini, i bar, i ristoranti a ridurre l'uso getta. Perché l'uso e getta è uno dei punti fondamentali. La roba, un piatto di plastica e sporco di sugo non è plastica che esce male, è rifiuto indifferenziato. Dice, vabbè, lo posso lavare, diceva, ma io ho usato il piatto di plastica perché non lo volevo lavare. Allora il punto è che io potrei non usare il piatto di plastica, usare un piatto di plastica, un piatto diverso, un altro materiale, che però posso magari compostare e non ho bisogno di buttare. E bisogna invogliare cittadini, negozi e supermercati a ridurre l'imballaggio inutile, di darsi distributori alla spina, e bisogna fare accordi con le caserme, eccetera, come voleva, come sta dicendo che farà Daniele, e che si sta comportando per quello che può fare a costo zero proprio nell'ottica della strategia di rifiuti zero. Bisogna fare il compostaggio condominiale di comunità, che è quello che vi farà vedere qualcun altro dopo. Bisogna creare le filiere a costo zero. Questa ragazza sta prendendo una bottiglia di latte fresco da consumarsi solo dopo la bollitura, quindi era pastorizzato. E questi sono i negozi dell'F Corta che si è andato a cavallo, dove qui ci sono 60 spillatori in questo negozio diversi per tantissimo materiale, non solo i detersivi, ma anche l'olio, il vino, la pasta, le farine, gli zuccheri, le polveri, tutto che può essere preso dalla spina in contenitori usabili. E noi quando andiamo a comprare la mortadella e il prosciutto in salumeria, dove ci danno la carta legata, l'altro foglietto, poi il coso, e poi il pacchetto di cose, e poi ci attaccano il prezzo di sopra, noi dovremmo andare con un nostro contenitore e farci mettere nel nostro contenitore la mortadella e riusare continuamente sempre lo stesso contenitore per la mortadella. Ma non lo facciamo, perché questo non fa crescere. Questa è la mensa, adesso Cianci parlava del fatto che è male, ma in questa mensa non c'è plastica, ci sono solo questi fogli di carta che sono compostabili, c'è l'acqua del rubinetto, ci sono bicchieri, ci sono le posate di metallo. Il sindaco di Mazara Sant'Andrea, che è il presidente dell'ambiente, quando vide questa cosa disse, ah, pericolosissimo, io immagino quanti di questi bambini con quel vetro e quei coltelli saranno tutti tagliati, si taglieranno in aria, prenderanno infezioni, sai cosa dovrebbe succedere? E io gli ho detto, ma non mi risulta che i bambini di governo arrivano a riempire i pronto soccorsi dell'ospedale quando vanno alla mezza. Da noi ci vogliono i piatti di plastica, le posate di plastica, i bicchieri di plastica e tutto. E negli ospedali succede la stessa cosa. Negli ospedali non vi danno le posate al paziente, non danno le posate di metallo, danno le posate di plastica. Ci vuole vetro e plastica.
e a Cavallo, lo diceva questo, del 18% Villa Lazzo, visto che fanno 82% di raccolta differenziata, nel centro di ricerca di Versailles e Coligny hanno studiato la cosa, la parte di Villa Lazzo, e hanno scoperto che un quinto della parte di Villa Lazzo sono i pannolini usati. Allora, cosa hanno fatto? A Cavalli il sindaco e l'assessore ci hanno regalato i pannolini lavabili alle nuove coppie che si sposavano. Si sposavano e poi regalavano dei pannolini lavabili in maniera da ridurre anche quei rifiuti, quella parte che va in discarica. Il concetto basilare della strategia rifiuti zero è la responsabilità. Degli altri punti, questo è l'ultimo. Responsabilità vuol dire riprogettazione industriale di tanta roba che noi usiamo. Vuol dire che se un prodotto dopo il consumo va a finire in discarico, va a finire bruciato, semplicemente voleva dire che non doveva essere prodotto. Voleva dire che noi consumatori non lo dovevamo acquistare. Voleva dire che lo Stato avrebbe dovuto tassarlo per penalizzare l'uso di questo prodotto non riciclabile in favore di prodotti riciclabili. Questo significa produzione responsabile, significa consumo e acquisti responsabili, significa amministrazione responsabile. È la responsabilità che ci manca, ma non responsabilità nei confronti dei rifiuti, responsabilità nei confronti dei nostri posteri. Perché non è vero che la terra ci è stata donata, o meglio, io non penso che ci sia stata donata, come diceva il direttore, la terra ce l'hanno prestata i nostri posteri, a cui noi dobbiamo restituirla. Questo vuol dire responsabilità. Questo vuol dire, secondo me, oggi senso civico rispetto alle pandemie. Sapere che a qualcuno dobbiamo lasciare qualcosa e non continuare a saccheggiarla continuamente con quel sistema lineare che avete visto prima. Questi sono prodotti che non si possono riciclare. Le capsule del caffè della Lazio, di cui parlava, i tovaglioni di carta fatti con gli inchiostri particolari che sono più eleganti, ma che possono contenere piombo e non sono compostabili perché sennò non avrebbero il compost e tante altre robe, gli altri di plastica. Responsabilità industriale significa un progetto industriale sostenibile, significa produzione pulita e quindi meno inquinanti e meno materiali tossici per i prodotti della produzione, e significa quello che sta facendo l'Europa con il commissario Potocnik, di cui dicevo che la responsabilità della catena di produzione è quella che si chiama l'extended producer responsibility. Noi, Messina, avevamo preparato un decalogo, non l'abbiamo stampato perché per fare queste cose ci vogliono più soldi e non abbiamo più, un decalogo, 10 comandamenti che possiamo assumere. Velocissimamente, i rifiuti sono risorse, quindi dopo il consumo gli stupidi fanno i rifiuti, gli altri recuperano risorse. Bisogna tenere separato l'umido e il secco in casa, l'abbiamo visto, bisogna non buttare ciò che può essere riusato, finito, non buttare ciò che altri possono riusare, perché se non lo riuso io, magari imbarattando, qualcun altro dovrebbe riusare. Non buttare ciò che può essere riparato e usato poi da altri. Usare l'umido per fare il compost, non acquistare prodotti su getto, per piacere, non usare più piatti di plastica. Smettete di usare piatti di plastica. E quando andate al bar e chiedete un bicchiere, un caffè d'acqua, un caffè, un bicchiere d'acqua, no, e ve lo danno di plastica, dite non lo voglio, voglio il bicchiere di vetro, per piacere. Non è una cosa. Noi possiamo eliminare gli imballaggi inutili, possiamo non acquistare prodotti che non si possono riusare a riciclare, questo è un altro, e anche questo, pretendere di pagare solo per i rifiuti che facciamo, non perché la nostra casa ha di tanti modi qua. Con questa visione in testa che è la strategia di riutilizzare, noi ci possiamo muovere verso la sostenibilità, ed è importante. Possiamo muovere verso la sostenibilità perché significa mettere in ciclo tante di quelle risorse che invece andiamo a buttare, trattando quelli che sono i materiali post consumo, anche questo per piacere, uscire di qua e non dire più la parola rifiuti, che peraltro è una pessima traduzione, quando sentite dire rifiuti zero, una pessima traduzione anche in inglese si chiama zero waste strategy, waste non vuol dire rifiuto in inglese, vuol dire spreco, la strategia rifiuti zero significa strategia sprechi zero. La riduzione dei rifiuti e quindi il massimo recupero di materiali organici e tecnologici significa che noi riduciamo il saccheggio delle risorse del pianeta, restituiamo alla terra ciò che preleviamo perché lo decidi, evitiamo di inquinare generando veleni e trasformiamo materiali scartati in reddito e lavoro, e non sarà tanto poco. In realtà, proprio perché tutto deve essere un ciclo, io finisco come cominciamo. Dr. Jekyll, Albert Einstein, ci dice
e è follia continuare a fare sempre le stesse cose e aspettarsi risultati migliori. Grazie professore, chiarissimo ed interessantissimo. E adesso continuiamo con i nostri relatori, comunque sicuramente dobbiamo considerare il tempo, perché è interessantissimo tutto, probabilmente avremmo dovuto considerare una giornata e non un pomeriggio. E comunque chiedo a tutti i relatori che si succederanno cortesemente di attenersi tra i 5, 6, 7 minuti, non oltre, perché dobbiamo rientrare entro 40 minuti, dobbiamo concludere. Per cui passiamo già la parola al dottore Massimo Piras, primo firmatario della legge rifiuti zero, che è già in collegamento, vero dottore? Pronto? Eccomi. Ecco. Buonasera. 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 Prego. Allora, il mio intervento, non ho seguito quelli precedenti, ma immagino che sia stata già affrontata ampiamente il contenuto di quello che si chiama la cosiddetta strategia dei rifiuti zero, quindi la gestione sostenibile dei rifiuti. Il mio intervento è centrato soprattutto su quella che è la legge rifiuti zero, che è l'attività che ci ha visto coinvolti tutti insieme in Italia nell'ultimo anno e adesso è nella fase attuativa, nel senso che è stato depositato questo testo. Allontanati un attimo dalla telecamera. Allontanati un attimo dalla telecamera. Sì. Va bene? Sì. È stato depositato il test e quindi esaminiamo un attimo rapidamente insieme qual è poi la motivazione che ha visto fortemente tutto il movimento della rete nazionale rifiuti zero convergere su questo testo. Fondamentalmente siamo in presenza oggi finalmente di una svolta da parte dell'Europa rispetto a quello che ho sentito precedentemente nell'intervento precedente, che è l'abbracciare una strategia legata al recupero di materia, al recupero di quello che oggi noi definiamo rifiuto, ma che se trattato in maniera adeguata e recuperato in modo pulito diventano materiali da cui ripartire per una nuova filiera di riciclaggio. Questo concetto è legato a fattori industriali e a mancanza di risorse prime da parte dell'Europa e quindi in qualche modo è un processo di cui non si può non tener conto. Il petrolio pesa sempre più sulla bilancia commerciale di tutti i paesi europei ai fini dell'importazione e noi continuiamo a distruggere il materiale sotterrandolo o peggio bruciandolo. Non entro in negli aspetti che sono stati già spiegati rispetto a questa cosa qui, ma mi interessava dare un contributo rispetto a quello che poi è l'aspetto concreto che questa legge porta avanti, cioè la creazione di una nuova economia e di nuovi posti di lavoro. Noi abbiamo detto che questo qui è uno dei 5 criteri base della legge, cioè oltre alla sostenibilità, che è il criterio generale a cui ci rifacciamo, sia per quello che riguarda la tutela ambientale della salute e sia quello che riguarda il discorso della sostenibilità generale rispetto alle risorse del pianeta, noi riteniamo che in questa legge la cosa che in qualche modo ci dà anche una concretezza è l'aspetto legato alla capacità di sviluppare un ciclo economico alternativo. Ora, noi ci basiamo su questo e ci siamo basati su dati che in qualche modo in Europa sono dati assestati, cioè ci sono dei grafici, adesso non c'ho modo di farvelo vedere, però l'abbiamo spesso proiettato, in cui il dato rilevato fino al 2008 in Europa è che il trend di crescita dell'industria, nella parte dell'industria che è più in forte evoluzione, è quello delle energie rinnovabili, che presenta un trend di crescita del 16,37% annuo.
però la seconda industria subito appresso quella delle energie rinnovabili è l'industria del riciclo dei materiali, col 10,57% annuo di tasso di crescita. Ora, è chiaro che se l'Europa sta crescendo in paesi in cui l'applicazione delle energie rinnovabili e del riciclo di materiali è diventata un aspetto massiccio anche dal punto di vista degli investimenti, è perché c'è la necessità non solo di evitare l'importazione di materie prime, ma anche di costruire un'attività occupazionale e imprenditoriale che da noi sta morendo lentamente, perché non abbiamo ancora oggi su questo una politica industriale che sia slegata da quella che sia una mera incentivazione to cure di questa impiantistica. Noi dobbiamo oggi capire che dobbiamo creare una filiera industriale che possa dire che questo flusso di materia possa essere convertito in nuova materia prima seconda. Quindi su questo noi abbiamo fatto uno sviluppo del conteggio che prudenzialmente ci dice oggi in Italia sono occupati circa 38.000 lavoratori di varie qualifiche nel settore ambientale e soprattutto ovviamente nel settore della raccolta e della gestione dei rifiuti. E beh, calcoliamo che in questo momento noi con un fattore prudenziale moltiplicativo di 12 volte Carla Poli del centro di riciclo Vedelago spesso ha annunciato un fattore moltiplicativo di 20 volte. Ecco, noi ce li dividiamo a fattore 12, stiamo parlando di 500.000 posti di lavoro a regime. Perché diciamo questo? Perché in questa legge noi abbiamo principi che in qualche modo vanno a implementare questo circuito. Il primo è l'obbligatorietà della raccolta porta a porta. Se avete seguito le illustrazioni precedenti, il primo passo per rifiuti zero è la raccolta porta a porta, cioè avere una raccolta di materia pulita che è il presupposto per poterla riciclare e recuperare. Il secondo presupposto è che una volta che noi instauriamo la raccolta porta a porta, innanzitutto il fattore occupazionale, voi capite quanto possa cambiare rispetto a un sistema di raccolta dei rifiuti meccanizzato con il monooperatore col braccio di caricamento automatico laterale che oggi fa un servizio per diverse centinaia di utenze, rispetto invece al sistema porta a porta che prevede due operatori con un mezzo molto più piccolo che fanno controllo del conferimento, fanno anche educazione rispetto all'utenza e fanno quindi anche un lavoro che da un punto di vista quantitativo moltiplica l'occupazione umana, cioè dell'impiego del lavoro e invece va in qualche modo ad abbattere quello che invece oggi è spesso l'investimento di risorse su impianti, grandi impianti. Partendo da questo principio della raccolta, in cui già si capisce intuitivamente che l'esplosione dell'occupazione in questo caso è un fatto, come dire, palpabile, che si può ovviamente misurare, calcoliamo che noi avremo delle frazioni pulite in cui l'impiantistica che noi stiamo proponendo con la legge rifiuti zero è l'impiantistica di trattamento a freddo, senza combustione, piccoli impianti, diciamo che noi abbiamo quantificato entro le 36.000 tonnellate annue, perché sono impianti che vanno anche in procedura semplificata, ma sono impianti che corrispondono a una filosofia molto precisa, quella di un ambito locale limitato a 150-200.000 abitanti che disegna la filiera corta del rifiuto. Quindi limitando quindi gli spostamenti di grandi quantità di rifiuti e la creazione di grandi impianti che creano un grande impatto e che di fatto oggi sono rifiutati dalla cittadinanza. Gli stessi impianti di compostaggio aerobico spesso vengono rifiutati perché il grande impianto comunque sia è quello che mette i cittadini nella condizione di doversi difendere al di là di quale che sia la tecnologia.
Allora, questa nuova filosofia è quella di far capire che ognuno deve occuparsi dei propri materiali che produce, non solo raccogliendoli, ma poi destinandoli a riciclare e recupero, evitando la combustione e creando la possibilità di recuperare non solo i materiali secchi che si esce immediatamente, sono facilmente selezionabili, vetro, ferro, metallo, carta, plastica, sono il punto di partenza di un percorso industriale che già oggi esiste. La Revit in Toscana è uno di questi esempi, perché dalla plastica ritira fuori il plasmix per rifare le scocche dei ciclomotori della Piaggio, quindi ci sono già esempi in scala industriale esistente. Però questo deve diventare l'occasione per cui si crei in questi bacini di ambito locale, come abbiamo descritto, di circa 200.000 abitanti, anche dei piccoli distretti industriali, piccole e medie industrie che utilizzano questi materiali che vengono selezionati da questa industria per essere destinati a produzione industriale di nuovi beni e manufatti, attraverso anche la riprogettazione, quindi anche un'attività di alta professionalità che significa creare nuovo design e nuovi impianti e nuovi materiali, scusate. Quindi quello che noi oggi stiamo disegnando è un panorama che chiude con una fase diciamo antiquata, legata al sotterramento, alla combustione e alla grande impiantistica, per fare in modo di rientrare in un panorama che veramente come dire, questi materiali ridiventano parte viva e integrante della comunità da cui prendono origine. Ecco, questa è la filosofia che noi abbiamo disegnato e siamo convinti che in questa direzione noi possiamo ottenere dei grandissimi risultati nel momento in cui il Parlamento prenderà atto che va sostenuta questo tipo di filiera. Vi do intanto un primo annuncio, nel senso che noi stiamo lavorando su Roma, sulla capitale, e credo entro una quindicina di giorni dovremo essere in grado di annunciarvi il sostegno da parte di Roma Capitale alla legge rifiuti zero. È una decisione che è scaturita da un'iniziativa di alcuni consiglieri capitolini che hanno preso atto che questa è effettivamente la direzione giusta e stanno convergendo tutte le forze politiche di maggioranza e d'opposizione rispetto alla dichiarazione di sostegno e d'appoggio pieno alla legge rifiuti zero. Ecco, quindi da Roma pensiamo che possa partire un messaggio importante poi da estendere in Sicilia, in Sardegna e in tutta Italia per quello che riguarda la possibilità di generalizzare questo fenomeno. Grazie Massimo, alla prossima. A voi. Anche a Messina in discussione al Consiglio Comunale, in Commissione, la delibera di adesione alla strategia rifiuti zero. Allora, subito dopo Roma ci sarà Messina, speriamo. I tempi del Consiglio Comunale sono bellissimi. Bene, adesso... Anche perché bisogna trovare un dirigente che materialmente prenda la delibera e la scriva. Che poi ci vuole poco. Non posso, però sembra che ci siano dirigenti che dicono io questo argomento non so niente, me ne vado. Perciò bisogna continuare a informare, a comunicare. Bene, adesso puntualizzando sempre questo bisogno di ridurre il più possibile, anche se gli argomenti sono importanti, passeremo la parola al dottor Danilo Pulvirenti, coordinatore appunto Rifiuti Zero per la Sicilia. Salve a tutti, vi ringrazio per la pazienza. Io sono il presidente dell'Associazione Rifiuti Zero Sicilia, sono un chimico e un libero professionista. Diciamo, per mestiere faccio analisi all'acqua, ai rifiuti e per passione mi sono appunto buttato su questa strategia Rifiuti Zero che sta prendendo sempre più piede. E che grazie a innumerevoli attivisti
oggi vi farò vedere giusto qualcosa delle attività che noi stiamo portando avanti sia nelle scuole che a livello regionale e quindi anche all'ARS, le attività che stiamo cercando di portare avanti.